Bene, buongiorno a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale di sabato 27 aprile alle ore 9. Apriamo la seduta, lascio la parola al dottor Iotica per l'appello. Donicelli, presente. Massa, presente. Singh, sempre giustificato. Ferretti, sempre giustificato. Salvini, presente. Gidelli, presente. Giletti, presente. Tira, presente. Sormani, Pelini, ci sono. Bravo. Capelli. Presente. Bizzani. Presente. Grazie. Bene, partiamo con il primo punto dell'ordine del giorno, come consueto la lettura e approvazione verbali della seduta precedente. Oggi abbiamo i verbali del 25 marzo 2024 e le dichiarazioni dal numero 1 e dal numero 3. Ci sono i consiglieri hanno presentato il materiale all'ultimo di legge, di metto in votazione al punto 1. Si vota a favore? Grazie. Sono quindi al punto 2, presa data della proroga del 31 dicembre 2024 del vigente piano di zona 2021-2023 e del relativo accordo di programma del 2021-2023, ai sensi della delibera di giunta regionale 1473 del 4 dicembre 2023. Per trattarsi di questo punto lascio la parola all'assessore Linda Viglietti, anche se di fatto lo sottolineo una presa data della delibera regionale. Quindi oggi prendiamo atto della delibera di Regione Lombardia 14.73.200 dove ci viene chiesto appunto e attraverso l'assemblea dei sindaci è stato posticipato quindi il piano di zona, quindi nei mesi a seguire verrà fatto tutto un lavoro di revisione del nuovo piano di zona che poi verrà approvato il 31 dicembre 2024. Quindi Regione Lombardia ci dice solo c'è questa proroga e noi prendiamo atto di quello che ci dice Regione Lombardia rispetto a questo. Tutto qui. Se qualcuno volesse intervenire. In votazione sul suo peso dato della proroga del 31 dicembre del vigente piano di zona 2021-2023. Voto a favore? Chi si astiene? Grazie. Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Passiamo quindi al punto 3, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, in senso dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267. Per la trattazione di questo punto 3, lascio la parola all'assessore Ghidelli con la delega al bilancio. Andiamo oggi ad approvare il rendiconto della gestione 2023, rendiconto che si chiude con un risultato di amministrazione di 1.524.338 euro. Il saldo di cassa per più 12 risulta essere di zero, cosa vuol dire che la gestione ordinaria è entrata e uscita è stata praticamente impeccabile. Il risultato dell'amministrazione ce l'abbiamo perché abbiamo dei residui attivi per 3.800.000 euro circa e dei residui passivi per 1.400.000 euro, per una differenza quindi circa di 1.524.000 euro. Di questa parte del risultato dell'amministrazione c'è tutta la parte che noi dobbiamo vincolare, dove farla da padrone c'è il fondo creditivo di eleggibilità, fondo creditivo di eleggibilità che noi avevamo preventivato perché appunto ci sono degli algoritmi che vanno a determinare la parte di fondo creditivo di eleggibilità di 1.143.000 euro e andiamo invece a chiuderlo con 1.060.000 euro per una, praticamente da questa differenza ci risulta la parte del risultato dell'avanzo di amministrazione di circa 223.000 euro. Basta, questo qua praticamente è il nostro rendiconto, se avete delle domande riguardo altro. Grazie. Ok, allora mettiamo in votazione il punto 3, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023. Voto a favore? 7. Chi si astiene? Grazie. Per questo vi chiedo immediata eseguibilità, voto a favore? Chi si astiene? Grazie. Passiamo quindi al punto 4, variazione al bilancio previsione finanziaria 2024-2026, anche per questo punto lascio la parola a Ghidelli. Qua se non è un problema, se è possibile faremo assieme il 4, 5 e 6, perché la principale variazione di bilancio che andiamo ad eseguire è di circa 27.000 euro, è perché se andiamo appunto a fare quello che è che variamo per il termine finanziario, abbiamo fatto un aggiornamento del termine finanziario per il 2024-2025 dal quale è emerso un aumento su quello che era la raccolta dei rifiuti di circa
un 10% dovuto appunto all'aumento della maggior raccolta, e soprattutto per l'Istat, perché noi andiamo da prendere quello dell'anno scorso in quanto hanno l'Istat si aggiorna a maggio, quindi non si può aggiornare quello di quest'anno, andiamo a recepire quello dell'anno scorso, come sapete c'è stato un aumento non indifferente per quanto riguarda l'Istat. Abbiamo un aumento pertanto sul 2024 dal previsto che avevamo inserito di 582.000 euro, passiamo a 609, ma ad esempio sul 2025 noi ne avevamo previsto 600, abbiamo iniziato ad aggiornarlo con 587.000 e quindi su quello è ribasso. Questi conti vengono fatti tutti dalla ditta esterna, pertanto noi andiamo a recepire questi conti, andiamo a inserirli all'interno del nostro piano economico finanziario e di riflesso, siccome c'è la differenza di circa 27.000 euro, siamo andati a fare questa variazione di bilancio in aumento di 27.000 euro e poi abbiamo l'altra variazione di bilancio, perché l'altra variazione soprattutto per la parte che ho appena spiegato, andiamo ad applicare, abbiamo applicato il fondo vincolato dei trasferimenti, e tornando al rendiconto di prima, anche questo qua è un piccolo fondo che va a tenere vincolato all'interno del bilancio, che siamo andati su circa 12.700 euro e li abbiamo utilizzati per l'assistenza, rischiare protezione civile e l'agenzia degli esterni. Chiuderei quindi col punto 6, che è poi la tassa dei rifiuti, sulla base appunto del piano economico finanziario aggiornato tramite l'algoritmo di ARERA, che anche lì ARERA dà delle linee guida, dove noi possiamo gestire praticamente in maniera non di quasi nulla per quello che è la divisione appunto della tariffa della TARI. C'è stato all'interno di questo conteggio di ARERA una piccola variazione, nel senso che c'è una quota fissa e una quota variabile, hanno cambiato leggermente le quote fisse e variabili per far sì che le famiglie con più nucleo familiare un pochettino più ampio recepisca meno questo aumento rispetto alle famiglie con il nucleo familiare di delle persone. E c'è da dire anche che nel saldo della TARI che troveremo a fine anno, troveremo addebitato, che in realtà sono praticamente due tasse che sono state inserite dallo Stato a chiunque, tutta Italia, circa 1,60 euro per gli eventi calamitosi e per il recupero dei rifiuti in mare. Una plastica, la plastica. Questo è quanto. Grazie. Posso chiedere, per cui in carico alle famiglie ci saranno previsioni degli aumenti? O... Allora, sono aumenti, nel ruolo lei abbiamo fatto un po' delle verifiche dei 10 euro, ovviamente dovuto al fatto che sull'anno scorso abbiamo avuto un aumento Istat di circa 7,8 punti percentuali, cioè del 7,8%. Pertanto qualcosa di aumento c'è, dopo è cambiata leggermente appunto questo equilibrio tra il fisso e il variabile, e pertanto ci sono famiglie che magari non hanno avuto aumento, comunque hanno avuto minimo, c'è qualcuno che ha avuto un aumento leggermente superiore. Quindi diciamo l'idea che avevo lanciato io di fare un passaggio in meno sulla plastica ai fini economici non vale? Allora abbiamo fatto una verifica anche con l'azienda, effettivamente dei conteggi veri e propri non li abbiamo tra le mani, semplicemente ci hanno fatto notare che comunque loro con i passaggi, con i mezzi che devono uscire, essendo la raccolta plastica spesso abbinata, poco cambierebbe, cioè non avremo quel vantaggio e toglieremo tra virgolette un servizio comunque alle famiglie, quindi sarebbe un vantaggio abbastanza, perché in realtà passano comunque dallo stesso giornale per raccogliere e quindi il costo del viaggio però è l'unica con due cavoli. Sì, però dicono che a livello di personale può cambiare. Ma a livello di costo del giro, sarebbe sempre allora, cosa si riparte e cosa si magari li sollecitiamo ancora per farvi vedere dei numeri. Noi diamo la disponibilità per fare un incontro insieme per ragionare su questo punto. Se volete. Adesso gli abbiamo chiesto i dati da più volte, adesso magari li sollecitiamo nuovamente. Poi avevamo fatto un incontro, non c'erano i dati, ma ci avevano appunto spiegato che effettivamente non ricordo nel dettaglio adesso, sì, però ci hanno spiegato effettivamente. Se lo ricordiamo insieme, maggioranza e minoranza, potremmo avere un piccolo peso in più, quantomeno capiamo effettivamente. Perché adesso dovremo andare in un rinnovo, perché va in scadenza l'anno prossimo, appunto al 4 di luglio, abbiamo la proroga, quindi abbiamo già iniziato il discorso di rinnovo e possiamo valutare di sempre questo.
quella macchina vicino alla scuola sta funzionando, è in mezzo plastica, l'indifferenziato, ci sono, c'è ancora tanto da raccogliere però, perché minimo un 20% di prodotto può essere ancora riqualificato. Bisogna stimolare il cittadino a differenziare. Solo io voglio fare lì, perché danno tre o quattro. Perché è sempre stato il grosso problema, non solamente del comune di Ottolenghi, poi di tutti i comuni, che dell'indifferenziato c'è ancora una buona parte di prodotto da riqualificare. Sulla carta, sulla plastica specialmente. Scusa, a proposito stiamo facendo anche un ragionamento per verificare la possibilità di inserire la tariffa individuale basata sulla differenziale, proprio perché questo solleciterebbe di fatto la... Personalmente mi rendo conto che con il differenziato io stamattina non l'ho messo fuori, perché se lo fai bene davvero caricare questa bella roba, da questo punto di vista, che ha una famiglia piccola. Ovviamente, quindi cambia tutto. Allora, volevo capire una cosa, hai detto che l'aumento che dobbiamo sostenere è perché in virtù dei costi che abbiamo sostenuto l'anno scorso, non allora noi l'aumento dell'Istat lo recepiamo a maggio, adesso noi andando ad approvare il piano economico, andando ad approvare le tariffe il 31 di aprile, non abbiamo ancora recepito quello di quest'anno, recepiamo quello dell'anno scorso. Quest'anno in teoria dovremmo avere un aumento Istat minore rispetto a quello dell'anno scorso, mentre l'anno scorso abbiamo avuto un aumento Istat più importante. Perché dobbiamo prenderlo adesso? Siamo costretti. Perché il piano economico finanziario lo si può andare ad aggiornare solamente in determinate condizioni e per questo biennio noi siamo andati ad aggiornarlo, pertanto il piano economico finanziario su base quinquennale noi avevamo dei dati inseriti sulla base degli anni precedenti. Invece noi adesso andandolo ad aggiornare abbiamo recepito l'aumento Istat che prima non era stato recepito e quindi si è andato ad aggiornare in questo momento. Quindi tornare indietro fra l'anno prossimo perché sì, ad esempio, c'è un risparmio si dà nel fare. Esatto. Si fa sempre sul consultivo, ma in più la scelta viene fatta qualcuno fa di cristallizzare il biennio. Ci permetteva di beneficiare di quella finestra vera che permetteva di non inserire degli aumenti prestabiliti e di andare a determinare nel piano economico finanziario la possibilità di evitare i servizi standard, quali ingombranti piuttosto altri che avrebbero addirittura incrementato allora. Ovviamente la TARI dice il principio, anche il comune di Sibione, uno dei più ricchi del mondo, ha l'obbligo di far pagare il 100% al cittadino. Ovviamente ci si basa su un consuntivo. Il consuntivo del 2023, solo l'indice FOI delle famiglie ha stabilito un 5,7. Qui c'è una pluralità di incidenza di indici, tra cui quelli dello smaltimento, che hanno risentito anche dei costi dell'energia particolarmente incrementati. Quindi la media è quella che diceva l'assessore Ghidelli, ma le famiglie hanno 5,7. Il trend che danno a livello europeo è quello di un ritorno sul 2% sull'anno in vigenza. Quindi, come diceva correttamente il consigliere Bravo, c'è un trend di prospettiva che, salvo dinamiche internazionali che non possiamo padroneggiare, c'è una riduzione perché manca quell'incidenza di adeguamento Istat. Quindi si va a consuntivo a ricalibrare la situazione. Non ci sono altri interventi, metto in votazione, abbiamo superato i vari punti, la proposta quindi del rendiconto per la gestione dell'esercizio 2023, voto a favore, chi si astiene, per questo richiedo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi si astiene, grazie. Poi abbiamo il punto 4, la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, chi vota a favore, chi si astiene, e anche per questo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore, e chi si astiene. Passiamo quindi al punto 5, approvazione del piano economico finanziario degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti secondo il periodo regolatorio biennio 2024-2025, chi vota a favore, chi si astiene, anche per questo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi si astiene, grazie. Infine punto 6, TARI, determinazione delle tariffe per l'anno 2024, chi vota a favore, chi si astiene, e l'immediata eseguibilità, chi vota a favore. Grazie.
Arriviamo quindi al punto 7, che è l'approvazione e adozione del piano socioassistenziale per il triennio 2024-2027. Lascio la parola all'assessore Biglietti per l'adozione del punto 7. Allora sì, oggi andiamo ad approvare ad adottare il nuovo piano socioassistenziale del 2024-2026. Allora, per scrivere questo nuovo piano, perché l'abbiamo rivisto rispetto a quello che era in vigore, a cosa serve questo nuovo piano socioassistenziale? Serve per programmare diversi interventi e anche per regolamentare i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei servizi socioassistenziali. Lo scopo quindi è quello di rispondere ai bisogni della comunità e per far questo però nel redigere il nuovo piano abbiamo tenuto conto sia delle decisioni prese nell'assemblea dei sindaci che fanno capo all'ambito 9, quindi troverete anche alcuni dei servizi che non sono presenti sul territorio di Cottolengo, per esempio CVD piuttosto che, però sono all'interno dell'ambito 9. E anche abbiamo tenuto conto delle fonti normative e delle indicazioni regionali di riferimento per le politiche sociali degli enti locali. Questo nuovo piano rappresenta l'insieme delle azioni che concorrono alla promozione umana e allo sviluppo della comunità. Allora, gli obiettivi che ci siamo dati nel redigere questo nuovo piano socioassistenziale sono quelli di non creare assistenzialismo, ma di portare all'autonomia delle persone, alla stimolazione delle abilità inespresse e alla ricerca di risorse e potenzialità. Poi, un altro obiettivo che ci siamo dati è quello di promuovere interventi e azioni per sostenere le famiglie. Per esempio, vedrete all'interno nei vari punti abbiamo inserito quello che ci eravamo detti intorno a luglio, quindi il bonus nidi gratis, che ha avuto un riscontro positivo, perché noi pensiamo che comunque per fare delle politiche del sociale dobbiamo prima di tutto leggere il territorio, quali sono i bisogni del territorio, e da lì poi iniziare a muoverci con delle politiche sul sociale. E quindi troverete all'interno anche bonus nidi gratis, che adesso vado a memoria dovrebbero essere intorno alle 18-20 famiglie che ne stanno usufruendo di questo aiuto. Poi l'inclusione delle persone con fragilità e disabilità, da quest'anno troverete anche il SIL, che è stato internalizzato all'interno dell'ambito 9. Il SIL è questo servizio che serve per l'autonomia delle persone con una disabilità, quindi riuscire a inserirle nei contesti lavorativi, e anche attuare e rafforzare le politiche sociali che possono rispondere alle diverse esigenze problematiche. All'interno di questo, come amministrazione, abbiamo inserito anche, lo vedete al punto 8.5, il funerale di povertà. Quindi poi verranno fatte delle gare, però diciamo che già all'interno del piano socioassistenziale ci permette quindi di poterci muovere anche in quella direzione. Quindi questo per esempio è un altro punto importante. Altre, voi vedete, non so se avete avuto la possibilità di vedere il piano, abbiamo la prima parte, quindi dove abbiamo inserito tutti quelli che sono i riferimenti normativi da cui abbiamo preso, diciamo, per costruire il piano, e abbiamo inserito però anche il contesto demografico territoriale, quindi abbiamo fatto un'analisi proprio del territorio, di quelli che sono le persone, gli anziani, i bambini, proprio con l'ottica che vi dicevo prima di fare delle politiche che vadano e delle azioni concrete che vadano ad aiutare e siano in direzione di queste persone. Poi abbiamo tutta una parte, abbiamo voluto inserire anche quello che è importante, quindi il volontariato, che è una realtà che collabora sempre, cioè le persone che fanno volontariato comunque sono importanti anche per il sociale, quindi abbiamo voluto mettere anche questa parte. E poi abbiamo diviso rispetto a quelle che sono un po', diciamo, le aree più importanti, quindi vedrete l'area minore famiglia, l'area anziani, l'area della disabilità, l'area salute mentale, il disagio adulto, queste sono un po' le aree. Mi soffermo su una in particolare, che è l'area minore famiglia, perché voi troverete anche ADM e IP, che sono due, diciamo, sigle per differenziare l'assistenza domiciliare minorile e gli incontri protetti. Da quest'anno l'ambito 9 va in via sperimentale, quindi non si farà più un lavoro uno a uno, quindi un educatore, diciamo in questo caso, che seguirà il bambino e la famiglia, ma si andrà in una logica di lavorare con diverse figure professionali. Quindi l'ambito ha suddiviso i 20 comuni in 4 aree,
Noi siamo una delle quattro aree dove avremo un educatore che collaborerà rispetto ai diversi casi sociali. Quindi questa è una sperimentazione, l'ambito da tempo fino al 31-12, se poi questa sperimentazione vediamo che ha un esito positivo, maggiore rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, si continuerà in questa direttrice. E, da un punto di vista anche economico, è fondamentale perché avremo un risparmio economico per tutto quello che è l'ADP e gli ADM. Quindi anche in quest'ottica c'è una sorta di valorizzazione delle persone e delle competenze con un risparmio di risorse. E concludo brevemente dicendo che quindi attraverso questo nuovo piano si vuole garantire lo sviluppo dei servizi per i bambini, per gli anziani, per i disabili, ed è fondamentale per noi tutti tutelare i diritti delle persone più fragili per garantire un benessere generale e la dignità di ogni persona. Noi sappiamo che in questo contesto dove ci troviamo adesso ci permette di sviluppare quelle che sono nuove strategie, nuove opportunità e nuove sfide, ma per far questo servono, secondo noi, delle parole fondamentali che sono la collaborazione. Ecco perché dobbiamo lavorare per il territorio, ma con il territorio, le diverse associazioni, i singoli cittadini, e dobbiamo mettere in campo tutte quelle che sono le risorse, non solo economiche, ma anche le risorse personali. Dobbiamo mettere in campo anche quella che è, mi permetto di dire, la passione rispetto al fare e aiutare le persone, ma anche e soprattutto le competenze, perché se non abbiamo delle competenze rispetto a queste tematiche facciamo fatica a fare delle politiche, diciamo, per il sociale. Ecco, questo è un po' il riassunto, non so se sono stata abbastanza chiara, però. Grazie Assessore sia per la presentazione sia per il grande lavoro che ha fatto. Grazie. Allora, nella conclusione, mi dice che il piano validità triennale e consta di allegati. Sì, allora ci sono delle parti che qui in questo momento abbiamo messo dei punti allegati, perché sono dei punti che abbiamo ripreso, però è tutto qui nel piano. Quindi sì, è tutto qui all'interno del piano. Gli allegati sono all'interno, esatto, di questo. E poi per sì, esatto, il piano d'ambito è un allegato. Noi non l'abbiamo allegato, ma c'è tutto nella parte normativa. Questo piano poi verrà caricato anche sul sito del comune, quindi tutti i cittadini potranno leggerlo e usufruirne. Abbiamo cercato di scriverlo nel modo più semplice e comprensibile per tutti. E poi dice, in quanto tali gli allegati potranno subire modifiche di giunta. Allora, quindi le modifiche non passano al consiglio, ma sì, vengono direttamente modificate in giunta. Ma non stravolgono però no, il piano, modificano cosa? Per esempio gli sbordi, una modalità di accesso, direi che abbiamo schedulato quello che è la richiesta di usufruire di un servizio, vengono cambiate le condizioni perché non vince più una determinata cooperativa, ne viene un'altra, quindi resta il regolamento, le tariffe piuttosto che le parti esecutive sono da sempre di giunta. Sì, ma esecutivo non è questo. Tu leggi così, No. Ecco, poi per quanto riguarda appunto la collaborazione, le risorse personali e tutte queste cose che sono condivisibili totalmente, allora mi chiedo come mai è stato tolto il servizio dello scuolabus, cioè è stato verificato, è stato studiato, cioè al di là del 5-3, però il servizio dello scuolabus è importante. Sì. Due cose, quello dello scuolabus giustamente ne andremo a parlare, tra l'altro fu proprio una vostra proposta per il Poder, quindi sicuramente ne potremo parlare insieme. Questo è il piano socioassistenziale non scolastico, quindi magari ne parleremo in un altro contesto, in un altro momento. E anche il Tibus, cioè nel senso, no, sicuramente però io mi permetto di darti un consiglio in qualità di consigliere. Sì.
Sei sicuro di voler essere il primo sindaco che toglie lo scuolabus? Ripeto, non è l'ordine del giorno. Sono tanto sicuro di aver sentito per le mie orecchie un preconcilio in cui vi spiegavo la problematica del pulmino e voi quattro mi avete detto togli il pulmino, un servizio che non serve più. Quindi mi fa anche piacere capire come si cambia velocemente, tuttavia ripeto, non è l'ordine del giorno, quindi non lo trattiamo oggi. Quindi torniamo al punto. Torniamo al punto 7, se qualcun altro. Posso chiedere fare una richiesta? Mi metto alla commissione che si è riunita lunedì, è stato. Ecco, volevo chiedere se si possono rivedere gli orari di convocazione, perché è un orario in cui cioè, chi lavora non ha la possibilità di partecipare. A me sarebbe piaciuto molto partecipare. Va bene, fortunata la licenza è ancora più lavoro, quindi direi bene, quindi metto in votazione il punto 7, approvazione del piano socioassistenziale assistenziale del 2024-2026, che vota a favore. Chi si astiene? Grazie. E anche per questo mi chiedo di vedere su vita, che vota a favore. Chi si astiene? Grazie. La seduta si chiude. Complimenti, un suo lavoro.